Nella lettera noi non avevamo nessuna volontà né avevamo scritto alcuna parola che potesse in qualche modo essere una discriminazione nei confronti di qualcuno, e vedo che purtroppo l'errore si sta ripetendo. Noi chiedevamo che tutte le persone che arrivavano dalle zone infette venissero controllate per evitare che questa cosa potesse diffondersi. Io credo che questa sia una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme, perché non è una battaglia di qualcuno contro qualcuno, è una battaglia di tutta l'Italia, di tutto il mondo, per cercare di isolare e di bloccare questa che potrebbe, speriamo di no, diventare un'emergenza grave. Si è voluto da una certa parte far passare come discriminatoria una considerazione di buon senso. Per il vero, il ministro della Sanità ha valutato con attenzione questa cosa.